Tele Due Ruote, il bar di Schifferia Brunori, un luogo, quando ci sono venuto la prima volta, era una tabaccheria con lo zio, adesso ci fu una bella ragazza, prima rigorosamente tutti uomini. In questo ripugnante bar è stato anche girato bar di Schifferia, Franco, c'è il Campari addirittura. È stato girato il film. Che film è stato girato? Scialla, un pietoso film. Dove però si è distinto come nuovo Lamberto Maggiorani. Stefano, puoi venire. Chi era Lamberto Maggiorani? Era un attore preso dalla strada che fece ladri di biciclette. E invece il regista, come si chiama il regista di Scialla? Certo, Bruni. È venuto e ha realizzato. Ecco, questi sono quei, li abbiamo già mostrati, dei terrificanti ritratti dei gestori, donne nude. Una dischetteria. Allora, oh, c'è anche Checco, il fratello, che subisce, diciamo, il complesso di non aver potuto recitare anche lui nel film Scialla. Allora, il nuovo Lamberto Maggiorani. Lamberto Maggiorani era un attore preso dalla strada che De Sica volle in Ladri di biciclette. Però non era molto famoso. Non era famoso, e invece Stefano. Hai capito? Stefano ha potuto, tra l'altro è andato molto bene, è stato bravissimo, stai cercando una lettera. Eccola. Buongiorno. Vediamo, ecco. Speriamo siano cose in mano. Due caffè. Ma c'è scritto addirittura Bartabacchi, Largo Chiarini. Repubblica non c'è? Sì. Allora pure il. Come va la dischetteria? Tutto bene, alla grande. Che dischi si vendono? Si vendono tutti i dischi storici degli anni 70, i gruppi storici King Crimson. Fammi vedere qualche disco che ritieni sia interessante. Jethro Tull. Ma qualcosa di più difficile. Ma no, perché questo è bello, perché questa è un'edizione particolare. Guarda. Ma quello con la mutanda di Pizzo, te lo ricordo? La mutanda di Alice Cooper. Era nero, cioè, normale, ma una mutanda di Pizzo, esatto. Di vera mutanda. Vera, una mutanda di carta. Me la fai vedere, aspetta, ce l'hai? Aspetta, guarda questo. Questo animato. Pop-up si chiama. Poi. Si chiama? Pop-up. Fai vedere qualche altro disco, che il nostro pubblico poi apprezza tutto questo. Certo, adesso vi faccio vedere qualche altra chicca. Nel frattempo John Mayall. Questi no, questo chi è? Peppino Di Capri? No, non è Peppino. Floor Elevator. Vediamo se troviamo un'altra. Allora, nel frattempo mostriamo, questa è Amy Winehouse. Il manifesto di Sgt. Pepper. Mostriamo lo zio, già che ci siamo. Lo zio Sergio. Sai Baba. Gli Ottuna ci stanno? Come no? Quanto ci vuole per trovare questo disco? Guarda questo quanto è bello. Ma questo è un famoso disco. Sì, però questo c'ha la copertina, vedi, pitturata sul vinile. Dei Pink Floyd. E questo è rivista. Ah, quindi ci stanno anche dischi, diciamo, famosi, cioè rari, intendevo dire. Vedo che anche l'ambiente è cambiato. Prima eravamo tutti voraci, adesso ci sono... anche morti di fame, sì, adesso anche era. E chi è quello? È Mina. Mina. Tutta la serie Mina. A 45 giri. Di pizza. Vediamo se troviamo gli Ottuna. No, ma non necessariamente gli Ottuna, anche qualcos'altro. Che ti faccio? Perché la pellicola corre. I Cream. Aspetta, questo è famoso, questo è famoso, questo lo conoscono tutti. Del Bowie, vede. Però questo è facile, questo lo trovi dovunque. Non gli Ottuna, anche qualcos'altro. Ecco, faccio l'altro. Ah, questo qui, questo è famoso, questo è il Bibito. Guarda che è bello questo. Che c'è? Questo è il originale.
c'ho il libretto con tutte le fotografie. Madonna, poliziotto. Bello questo. Madonna, ma questo. Guarda qua. Gli fiori, guarda. Sì, sì. Il fumetto, la scelta. Bello, eh? Questi che sono i Beatles questi. Eh sì, questo sì. Va bene? Va bene, va bene. E allora che pretendiamo di più? Niente, che puoi pretendere. Fai vedere un ultimo disco. Vediamo un po' che ci andiamo di strano. Questo degli Aria, guarda. Ah, gli Aria, questo l'ha fatto Gianni Sassi. Era il grafico degli Aria e non solo. Ciao. Bello, questo è famoso, Arbeit Max Frey. Frey, scusa. E questo? Questo è un gruppo. Non controluce, che controluce non si vede bene. Questo è un gruppo? È un organista degli anni 70, Grizzly. Ammazza! Bello, eh? Molto bello. Perfetto, qual è il disco che costa più di tutti qua? Ma dai, questo qua, guarda, un gruppo questo sta attaccato. Vediamo, vediamo. Ciao, caro. Bella stronata! No. Barbro Nori. Questo Storm. Lo vendiamo a 100 euro. È un gruppo svedese. Gruppo svedese. Guarda che bella copertina, guarda. Infatti gli svedesi sono tutti così. Sì, sì. Quando vai in Svezia tutti ti devi portare il pettine di metallo per appunto aggiustargli il pelo. Bene. Un saluto. Dove si dice? Barbro Nori, a Roma. Stefano Brunori, Checco Brunori, il fratello, Franco Brunori. Ciao, grazie. Caro Franco, va bene, ok, la prossima volta ci facciamo una canna, la prossima volta che vengo. Un bel stoppone ci facciamo. Un bel? Stoppone. Non sapevo si dicesse stoppone. Tele 2 Russi, Bar Brunori, Roma.